Buonasera e ben ritrovati a Calcio Totale, la puntata numero 25. In città si respira un'aria diversa, lo hanno sottolineato tutti i media nazionali, stampa, carta stampata, radio e televisioni. È tornato a Pescara Zdeněk Zeman. Il Poggio degli Ulivi è stato riaperto ai tifosi e già ieri, nella prima giornata in cui Zeman è stato a Pescara, c'è stato il primo bagno di folla per il neo allenatore del Pescara e anche oggi, in occasione della conferenza stampa, della quale parleremo durante questa trasmissione, c'è stata tantissima gente anche a seguire il primo allenamento poi di fatto diretto dall'allenatore che ritorna dopo la stagione del 2012 in cui portò il Pescara in Serie A. Di questo ovviamente parleremo questa sera, del ritorno di Zeman sulla panchina del Pescara, delle prospettive, di ciò che potrà succedere anche in tempi non relativamente vicini a noi, questa sera con i miei consueti ospiti, a partire dalla destra Giovanni Tondonati, il centro. Ciao Oscar, buonasera a tutti. Bisognerebbe cambiare questa formazione. Formazione bisognerebbe cambiarla perché da adesso in poi sarà 4-3-3 fino alla fine. Noi siamo preoccupati. Il centravanti di questo 4-3-3 è Giancarlo Ferro. Cioè, perlomeno io sono preoccupato per il tuo possesso palla, possesso parola. Perché rallento troppo il gioco. No, perché già prima era una supremazia schiacciante la tua. Adesso che è tornato Zeman, rischiamo di fare veramente delle percentuali tipo 10-15%. Cercherò di parlare il meno possibile, anche perché sono talmente contento che appunto devo arginare il fiume di parole che altrimenti mi sovrasterebbe. E con noi quest'anno, in maniera abbastanza assidua, Stefano Buda, ANSA e ABR24 News. Ciao, buonasera. Ciao Stefano, benvenuto. Allora, io direi, intanto saluto Dino D'Angelo in regia, che come sempre dall'inizio dell'anno ci segue, così come ci seguiva anche nello scorso anno. Direi, se siete d'accordo, ci andiamo a sentire l'editoriale e poi iniziamo questa lunga... Sorge risponde, se non fossimo d'accordo E poi iniziamo questa lunga e piacevole serata per raccontare il Pescara che verrà. Di Zeman. Nella settimana più difficile per il Pescara, sia da un punto di vista sportivo sia da un punto di vista emotivo, e quando tutti pensavano che per il presidente Daniele Sebastiani fosse giunto il momento di passare la mano, ecco il colpo di teatro, il ritorno di Zeman. Tutto è successo in poche ore tra l'annuncio della trattativa e la firma sul contratto. Zeman sarà l'allenatore del Pescara per i prossimi 2 anni. Pescara di nuovo sulle prime pagine dei quotidiani, sportivi e non, e questa volta non per eventi negativi. È l'effetto Zeman, che precede anche l'arrivo dell'allenatore in città. Si riprende dunque il progetto interrotto 5 anni fa e tutto sembra tornare come d'incanto a quei giorni felici e indimenticabili. La prima decisione è quella di riaprire le porte del Poggio degli Ulivi ai tifosi. Da oggi niente più sedute a porte chiuse, ma porte aperte a tutti, anche a chi viene per rubare qualche idea. Zeman è fatto così, prendere o lasciare. Questa mattina è arrivato al campo di allenamento molto presto, accompagnato da Roberto Ferola, il preparatore atletico, e Peppino Pavone, il direttore sportivo. Vincenzo Cangelosi, l'allenatore in seconda, è arrivato prima di tutti. Tutto è ormai pronto. La giostra zemaniana può ripartire. Nel giorno di Zeman non mi dimentico di Massimo Oddo. Il tecnico campione del mondo è stato bravo, ha riportato il Pescara in Serie A e quest'anno è incappato in un'annata no, può succedere. Il suo bilancio, la guida del Pescara, nonostante il brutto campionato di quest'anno, resta positivo. È lui una persona positiva e capisce di calcio, avrà il tempo per gioire ancora. Gli auguro tutto il bene possibile e una carriera brillante e vincente. È stato per me un onore conoscerlo. Grazie Massimo e buona fortuna. Buon calcio a tutti. E
E dunque, non so se siete stati d'accordo, mi è piaciuto iniziare questa puntata con la canzone che nel 2012 accompagnò quella splendida cavalcata del Pescara in Serie A. Giancarlo, sì. Allora, settimana difficilissima per Daniele Sebastiani, la settimana scorsa appunto ne abbiamo parlato, l'incendio delle macchine, la squadra in una crisi praticamente irreversibile, l'esonero di Massimo Oddo, una mezza giornata in cui non si capiva bene che cosa potesse succedere, poi il grande colpo di teatro, il ritorno di Zeman. Partiamo da qui. No, allora, questa è stata chiaramente una mossa sorpresa positiva per tutti, perché non possiamo dimenticare che quando è stato esonerato Oddo, l'allenatore non c'era. Tanto è vero che alcuni giornali si sono sbizzarriti con dei nomi, un po' particolarmente azzardati, ecco, ti posso dire Mandorlini. Ti posso interrompere perché... Ma non avevo dubbi. No, Marchisio ha segnato il gol per la Juventus, Juventus 1, Palermo 0, prego. No, quindi diciamo che c'è stato questo periodo di vacatio che è stato pericolosissimo, perché c'è stata questa vicenda con Oddo che è stata un po' particolare, nel senso che il presidente aveva parlato con i giocatori, quindi evidentemente deve essere emerso qualcosa, perché prima c'è stata la conferma, poi il giorno dopo le dimissioni, che da quanto mi risulta non sono state traumatiche per l'allenatore, nel senso che l'allenatore è arrivato a questa conclusione insieme al presidente, quindi c'era qualcosa che forse non andava e che noi ovviamente non possiamo sapere. E per il Pescara è rimasto per un giorno senza allenatore, perché adesso siamo tutti contenti che sia arrivato Zeman, però il campionato poteva anche andare ancora in discesa, ancora peggio di come sta andando, perché con tutto il rispetto per Luciano Zauri ovviamente non aveva l'esperienza per dirci, abbiamo detto che magari Oddo doveva fare un po' più di esperienza, Zauri ne aveva ancora di meno, quindi c'era il rischio. Invece il presidente, devo dire che è stato bravissimo, devo dire che anche Zeman evidentemente aspettava la chiamata, perché contrariamente alle precedenti occasioni è stato molto più rapido nella decisione, mentre prima faceva aspettare le settimane, poi si spazientivano anche i dirigenti del Pescara. Invece stavolta l'hanno chiamato, è andato lì, sono andati lì, e dopo 12 ore è venuto lì qui ed è stato fatto tutto. Giovanni, allora il presidente Sebastiani tira fuori dal cilindro il nome di Zeman. Zeman accetta, come ci ha ricordato Giancarlo, in pochissimo tempo. Prima ancora che l'allenatore arrivi in città, i media impazziscono. Su Twitter l'hashtag Zeman diventa top nei primi 10 per gran parte della giornata. Rai 1, il telegiornale di Rai 1, riporta la notizia, Repubblica, oggi il Corriere dello Sport ha l'editoriale del suo direttore che saluta Zeman, il ritorno di Zeman nel campionato di calcio di Serie A. Che cosa è successo, Giovanni? No, è successo semplicemente quello che doveva accadere, perché al di là delle divisioni che provoca un personaggio come Zeman è un personaggio unico, che è vero che divide, magari ci sono tanti detrattori e tanti che lo amano, però è in grado di trascinare le folle allo stadio, innanzitutto quando le cose vanno bene, di far entusiasmare la gente, di produrre con le sue squadre uno spettacolo straordinario, non sempre poi arricchito dai risultati, però era secondo me inevitabile, è stata la testimonianza della forza, della potenza che ha questo allenatore, che torna in una situazione drammatica, dove probabilmente non ha nulla da perdere, almeno per quest'anno, l'anno prossimo sarà un altro discorso. Pescara non ha mai vinto, è già secondo me una vittoria con Zeman, non dico che potrebbe riaccendere l'entusiasmo dei tifosi, perché anche a Pescara c'è qualcuno che non lo avrebbe rivoluto nemmeno questa volta, però insomma qualcosa potrebbe cambiare. Di certo domenica contro il Genoa tutti si aspettano una reazione da parte della squadra, quindi vedremo qualcosa di diverso, eravamo un po' assuefatti, abituati a questo clima brutto, pesante, si era creata un'aria irrespirabile a Pescara, ora si torna non solo a parlare di calcio ma anche di idee, di prospettive future, non è più tutto nero il futuro del Pescara. Stefano, tu non abbiamo vissuto insieme la cavalcata del 2012,
nel senso che non eri seduto di fianco a me a vedere le partite del Pescara, però ieri stamattina in conferenza stampa, un'impressione senza entrare nemmeno di nessuna risposta, però che impatto hai avuto con Zeman? Secondo te che cosa puoi raccontare ai nostri telespettatori? Oggettivamente, insomma, stiamo parlando, come diceva bene Giovanni, insomma, di un personaggio che è un personaggio assolutamente unico, carismatico, e il ritorno, ecco, di Zeman su una panchina di calcio, adesso al di là della retorica, è una buona notizia per chiunque ami il calcio, perché insomma Zeman è l'utopia applicata al calcio, l'estetica applicata al calcio, l'allegria applicata al calcio, insomma è uno di quegli allenatori che è in grado di suscitare entusiasmi e diciamo di far sognare i tifosi, perché poi in fondo il calcio è fatto soprattutto di questo, no? Quindi di sogno, di leggerezza, e Zeman è sicuramente, come diceva anche Giovanni, a volte anche con risultati alterni, ma è il massimo interprete, diciamo, di questa filosofia. Io ritengo sia stata anche una grande mossa, forse anche l'unica mossa che aveva a disposizione il presidente Sebastiani. Ci eravamo lasciati la settimana scorsa in circostanze, diciamo, quasi dai contorni drammatici, anche per quello che era successo, tutta la vicenda dei tifosi, dell'attentato, insomma, delle polemiche. E oggettivamente, ecco, una scelta di questo tipo, che già è in grado, non dico di restituire serenità alla piazza, perché comunque siamo in una situazione di classifica disperata e quindi, diciamo, è difficile essere sereni, ma comunque di ridare un senso a questo finale di campionato, anche solo per cercare di capire che risposte darà la squadra, e già di iniziare comunque a proiettarsi verso un futuro che già ha, diciamo, dei caratteri che in qualche modo si ricollega a quella grande cavalcata trionfale che fece innamorare, diciamo, il pubblico di Pescara del calcio di Zeman. Giancarlo, sì. La prima novità che ha introdotto Zeman, sì, non è diciamo nella formazione né nel modo di giocare, perché ha iniziato oggi, però è stata quella, sì, di riaprire le porte del Poggio degli Ulivi, non solo in occasione della sua presentazione, abbiamo visto già tantissima gente, ma soprattutto perché, appunto, Zeman non ha mai fatto rifinitura nemmeno a porte chiuse il giorno prima. Sì. Cosa pensi di questa prima decisione? Io sono contento che abbiano riaperto le porte, anche se forse gli si sta dando un'importanza esagerata rispetto a quello che è, perché Oddo giustamente riteneva di stare un po' più in tranquillità nel lavoro, anche perché chi andava non andava certo per applaudire, magari neanche per contestare, perché i tifosi del Poggio li conosciamo, sono tutti civilissimi e silenziosi, però ecco, diciamo, tutto sommato non gli do io questa importanza al fatto che abbia riaperto. E personalmente neanche al personaggio Zeman, perché Zeman è un grandissimo personaggio, ma soprattutto il gioco delle sue squadre è particolare. Io per esempio, quando noi stavamo in Serie B, seguivo poco la Serie A, però tutte le partite della squadra di Zeman, quando era alla Roma oppure al Cagliari, le vedevo sempre volentieri, quindi l'entusiasmo di tutti i media, e anche per questo si torna a vedere un qualcosa di diverso rispetto al cliché di questo campionato, che, come ha detto Zeman, era già finito a Natale, perché si sapeva già chi vinceva lo scudetto e si sapeva già chi retrocedeva, perlomeno e anche adesso la situazione più o meno è quella. Quindi io sono convinto che ci sarà questa ventata di novità, che anche se è un qualcosa di già conosciuto. Ora speriamo che Pescara riesca ad adattarsi al gioco di Zeman. Sicuramente non è di base tutta la squadra adatta a Zeman, ma stiamo parlando sempre di giocatori di Serie A che in un modo o nell'altro devono essere tutti. Cioè, magari ci sarà qualcuno di diverso, vedremo, magari ci saranno delle sorprese, vedremo giocare più giocatori che prima non erano utilizzati. Però tutto sommato io penso che una specie di parvenza dell'impianto di gioco comunque ci sarà da qui a breve. Chiaramente la situazione del Pescara è già compromessa, l'ha detto il presidente, l'ha detto l'allenatore, però questo
non vieta di poterci prendere anche delle belle soddisfazioni nel finale. Io infatti immagino che le squadre che devono affrontare il Pescara nelle ultime giornate di campionato avranno parecchio timore, anche perché Zeman lo conosciamo, cioè lui gioca tutte le partite nello stesso modo, anche se, se fosse già retrocesso matematicamente, lui va a giocare sempre nella stessa maniera, e questo è il bello, è quello che ci piace, insomma. Giovanni, dicevo, l'ha introdotto in maniera un po' marginale per il momento, ma ci ritornerà Giancarlo, il tema di Massimo Oddo. Io nell'editoriale ho scritto che l'esperienza di Massimo Oddo a Pescara è un'esperienza positiva, perché ha riportato il Pescara in Serie A dopo averla sfiorata l'anno precedente nella finale di Bologna nei playoff. Quest'anno l'annata non è andata bene, ma come ha detto lo stesso Zeman, può capitare un'annata che non va male. Io l'ho salutato nel mio editoriale, mi piacerebbe lo salutassi pure tu, insieme ovviamente a un giudizio che esprimi sull'esperienza di Oddo sulla panchina del Pescara. Sì, mi associo totalmente, volevo infatti dirtelo, perché l'esperienza di Oddo, ma per un semplice motivo, cioè al di là del fatto che lui sia un ragazzo di Pescara, comunque cresciuto qui, cioè il Pescara nella sua storia in Serie A è sempre retrocesso tranne una volta, quindi tutti gli allenatori che hanno portato poi il Pescara in Serie A sono retrocessi l'anno successivo. Certo, quest'annata poteva andare meglio, però tra i tifosi resterà sempre un ottimo ricordo di Massimo Oddo, che poi ha salutato anche in modo elegante e affettuoso la piazza. E come dimenticare la cavalcata dell'anno scorso, soprattutto nei playoff, emozioni continue, una promozione conquistata giocando poi bene, e quindi secondo me è quello che resterà nella memoria dei tifosi, un ricordo indelebile. Anch'io auguro a Oddo di fare una grandissima carriera, come l'ha fatta da calciatore anche da allenatore, resterà comunque un bilancio molto molto positivo al di là di qualche errore commesso quest'anno. E ricordiamo che Massimo Oddo è un quasi esordiente non in Serie A ma come allenatore, quindi è una nuova veste per lui, ha iniziato benissimo, ha avuto qualche problema che gli servirà secondo me in futuro. Stefano? Ma io sono assolutamente d'accordo, io credo che Oddo meriti tutta non solo la gratitudine, il rispetto, ma anche l'affetto del pubblico di Pescara, perché è appunto un ragazzo che ha messo tutto se stesso in questa avventura, forse anche di più, proprio per l'affetto, per il legame che lo lega alla città, che è la sua città e la città in cui è cresciuto. Ecco, al netto degli errori commessi, che ovviamente alla luce dei risultati in questo campionato sono stati commessi, è un allenatore che ha fatto molto bene in Serie B, che ha fatto vedere un gioco interessante, che ha dimostrato di avere delle idee interessanti e che sono convinto potrà prendersi delle belle soddisfazioni, perché è un tecnico assolutamente capace. Quindi un grande in bocca al lupo, e chissà, magari un giorno, ecco, anche le strade del Pescara e di Oddo potrebbero tornare ad incrociarsi, magari ecco, in acque più serene. Giancarlo? No, io volevo aggiungere questo, che secondo me Oddo è un bravissimo allenatore che farà una grande carriera. Quest'anno mi viene da sospettare che sia stato anche un po' tradito dalla squadra, perché per me il Pescara ha iniziato benissimo, giocando benissimo, aveva necessità di un attaccante che riuscisse a sintetizzare tutta la manovra, perché la manovra era eccezionale all'inizio. È peccato che non c'è stato buyback in quel periodo perché era infortunato. Poi c'è stata questa situazione degli indisponibili, che io voglio ribadire, e sono anche curioso di vedere come si svilupperà adesso. Io una volta scrissi, e penso che qualcuno si irritò anche, nell'anno di Zeman in Serie B, nonostante il campionato fosse più lungo, quello di Serie B rispetto a quello di Serie A, giocarono sempre gli stessi 11 praticamente senza nessun infortunio. Invece quest'anno ce n'erano talmente tanti che viene il sospetto che qualcuno si sia, tra virgolette, tirato indietro, anche in considerazione della oggettiva situazione negativa della squadra. Questo io temo. Poi certo, magari Oddo qualche errore l'avrà fatto, probabilmente io l'ho individuato nel cambio di atteggiamento che era troppo repentino. Ad esempio la partita con la Fiorentina, che tu giochi in una certa maniera, cioè linea bassa, squadra piatta,
ti difendi per 90 minuti, concedi l'80-79% di possesso palla, concedilo, perché la Fiorentina non è che se l'è guadagnato quel possesso, è stato un atteggiamento. Poi vabbè, la sfortuna che perdi anche lì all'ultimo minuto, però poi contro la Lazio la partita è completamente diversa. A Torino nuovamente una partita stile Sassuolo, dove al primo minuto prendi gol, col Sassuolo dopo 53 secondi, a Torino dopo 1 minuto e 07. Lì l'allenatore c'entra, secondo me, fino a un certo punto. Ha sbagliato forse nel dare troppi cambi, l'ha detto pure Zeman oggi, senza volerlo criticare, però ha detto una squadra che deve lottare per la salvezza deve avere delle certezze tattiche, perché troppi cambi non fanno bene. Però è anche vero che ci sono state anche delle distrazioni di alcuni uomini che erano considerati affidabili, e questo secondo me ha inciso molto negativamente sul risultato, perché noi adesso stiamo parlando di un Pescara che ovviamente le possibilità di salvezza sono proprio residuali. Però qualcuno dice, non si sa mai, però voglio dire, potevamo strappare tanti punticini in più, perché è vero che Pescara alcune partite le ha perse nettamente, però fino a un certo punto del campionato il Pescara non aveva mai perso nettamente, tranne quella con l'Empoli, perdeva di un gol di scarto, due gol di scarto, poi di colpo improvvisamente c'è stato questo rilascio, e quindi... Forse non è stato trattato dai suoi giocatori come avrebbe meritato l'allenatore. E dunque salutiamo in questo modo Massimo Oddo. Io ribadisco quello che ho detto nell'editoriale: secondo me il bilancio di Massimo Oddo alla guida del Pescara è un bilancio positivo, perché chi vince i campionati ha sempre, diciamo, un bilancio positivo e resterà sempre, diciamo, un ricordo importante nei tifosi del Pescara. Quest'anno non è andata bene, però Massimo, anche nei momenti difficili, ha saputo mantenere sempre, diciamo, la calma, non ha mai scaricato su altri le responsabilità, si è comportato, diciamo, da persona per bene qual è. E anche il calcio che ci ha fatto vedere, soprattutto lo scorso anno, è un calcio che noi, diciamo, non dimenticheremo. A noi è piaciuto, l'abbiamo sostenuto e continueremo a sostenerlo nel proseguo della sua carriera. Ovviamente il saluto è per Massimo, ma anche per i suoi collaboratori, che abbiamo avuto anche qui l'onore di conoscerli e in parte di frequentarli. Giovanni, a proposito di staff, Zeman arriva a Pescara, con lui ovviamente il fido Vincenzo Cangelosi, con lui da sempre, diciamo, da quando faceva il portiere, Roberto Ferola come preparatore atletico, si ricostituisce il tandem con Peppino Pavone e resta invece come allenatore dei portieri, non c'è più Marini. Non c'è più, diciamo, il collaboratore di Zeman del 2012, no, Franco Mancini, che ovviamente ricordiamo sempre con grandissimo affetto, è rimasto invece il preparatore dei portieri di Massimo Oddo. Sì, lo Marino. Staff, quindi, come lo vedi? Insomma, uno staff confermato, quello di Zeman, tranne appunto Franco Mancini, mi pare, sì, uno, vabbè, staff affidabile. Come, no? Come staff è una garanzia, ma io credo che sia sufficiente, se vogliamo fare il discorso e cui faceva riferimento Giancarlo della parte atletica, credo che sia sufficiente la presenza di Zeman, no? Che lui è un insegnante, possiamo dirlo, no? di educazione fisica, ha lavorato all'ISEF, quindi conosce benissimo quelle che sono le procedure per rilanciare una squadra. È chiaro che bisognerà vedere come, in quali condizioni si trovano i calciatori, perché insomma alcuni sono acciaccati, anche se in settimana si è svuotata l'infermeria, poi ne parleremo, e quanto potrà incidere il nuovo metodo di lavoro, perché Zeman, ricordiamo che è uno dei pochi che fa ancora richiami di preparazione durante il periodo invernale, no? Durante il periodo della sosta, e quindi io credo che già Pescara Genova sia un ottimo indicatore per capire lo stato della situazione e le possibilità per dare non soltanto un gioco, una nuova disposizione in campo, ma anche stabilire quelli che sono i giocatori più in forma che possono reggere l'urto, se lui oggi conferenza può spingere poco sul piano della preparazione, sicuramente, ma fa bene, no? Secondo me sarebbe dannoso adesso insomma mettere sotto torchio i calciatori in modo esagerato. Certo, stanno lavorando tanto, stamattina alle 9 erano già sul campo, hanno finito dopo le 11, oltre due ore di lavoro intenso, nel pomeriggio già
tattica, ovviamente soltanto fase offensiva, nessun movimento difensivo provato o situazioni di non possesso palla, quindi le prime, diciamo, linee guida stanno procedendo. Sì, ovviamente noi aspettiamo gli 8 uomini sulla linea della linea di centrocampo quando si batterà il calcio d'inizio nel primo o nel secondo tempo, quando toccherà al Pescara a battere appunto il calcio. E Stefano, ti ha sorpreso vedere tante persone ieri allo stadio, dove non c'era nemmeno l'allenamento? Di fatto ieri c'è stata soltanto una visita di Zeman, diciamo così, per la struttura, e ha assistito alla partitella di allenamento contro gli allievi, e anche oggi, insomma, la seduta di allenamento. O non ti ha sorpreso? Ma in parte, per come, insomma, si erano lasciati Pescara e Zeman, può essere considerato anche un dato sorprendente, perché ovviamente non era stato metabolizzato molto bene quel famoso, insomma, addio in favore della panchina della Roma dopo la vittoria del campionato nel 2012. Però è la dimostrazione che poi in realtà il ricordo lasciato da Zeman è in grado di superare anche questo genere di considerazioni, insomma, in qualche modo è il cuore che prevale un po' sulla razionalità, ecco. Ma anche da parte di Zeman io sottolineo come la prima dichiarazione che lui ha, insomma, fatto oggi, dicendo che in qualche modo lui sente di dovere qualcosa a Pescara, è una dichiarazione che non è neanche una dichiarazione di circostanza, io la ritengo una dichiarazione non banale, nel senso che non credo che molti allenatori avrebbero accettato di mettere la faccia in una situazione disperata come quella del Pescara di oggi. Nel momento in cui Zeman dice devo qualcosa a Pescara e voglio dare ancora qualcosa a Pescara, secondo me compie un gesto di generosità che, secondo me, nel momento, appunto, nell'accettare una panchina che oggettivamente non avrebbe accettato nessuno, compie un gesto di generosità che la città in qualche modo ha capito e rispetto al quale ha risposto nel modo in cui tu sottolineavi, quindi con la presenza e con l'entusiasmo che piano piano si sta riaccendendo in città, che poi è un dato paradossale, perché una squadra ultima in classifica con 6 punti in classifica, insomma, parlare di entusiasmo sono parole grosse, insomma. E con sincerità ha risposto, perché poi ha detto anche: non sono pentito, esatto, pentito di aver accettato l'offerta della Roma, perché chiunque che Zeman risponda con sincerità. Però diciamo, sul fatto del intanto sia, scusate, al 40esimo Dybala porta a 2, scusami Giancarlo, sempre quando porta il vantaggio della Juventus sul 2-0, quindi Palermo Juventus 2, Palermo 0. No, io volevo soltanto chiudere il discorso di Stefano dicendo che la posizione in classifica del Pescara non ha assolutamente condizionato la trattativa, cioè sin dall'inizio, da quello che mi hanno raccontato, cioè Zeman non ha assolutamente guardato a questo fatto, ha detto io accetto per il progetto. No, io vorrei sfatare questo mito del tradimento di Zeman, perché mi sembra una cosa folle, perché è vero che il Pescara è andato in Serie A, poi Zeman sapeva che avrebbe perso magari quei giocatori che ce lo avevano portato. Scusami, sono solo per puntualizzare, non è il mio punto di vista. No, lo so che certo, è chiaro, non è assolutamente rivolto a te. La percezione che c'è stata, perché c'è stata quella festa, perché forse sono stati sbagliati i modi, magari, diciamo, quando gli chiedevano sul palco che fai, e lui era imbarazzato e parlava con uno sguardo. Però voglio dire, cioè, è normale, ti chiama da Roma, io immagino che qualcuno di noi sia stato ogni tanto a Roma a vedere partite della Roma, cioè stiamo parlando della Roma, come è normale che lui sia andato, è come se per esempio a noi ci chiamasse Profeta, è chiaro che andiamo il lunedì, forse di stare qua, scherzi a parte. Poi c'è stato magari qualcuno che ci è rimasto male l'anno successivo, quando ha scelto ma il Cagliari era salito in Serie A, cioè era un progetto diverso, forse più l'anno successivo, ma il discorso della Roma per me è proprio da togliere, da eliminare. Come fa un allenatore a rifiutare la panchina della Roma? Va bene, direi che per questa prima parte, diciamo, questo commento abbastanza anche corposo all'editoriale può andare bene. Abbiamo salutato come dovevamo, ma non erano saluti, diciamo, dovuti, né ce l'ha ordinato il medico, cioè nemmeno di prassi, sono stati dei saluti
diciamo, fatti davvero, diciamo, con il cervello e con il cuore a massimo onda, al quale appunto rinnoviamo di nuovo la stima e l'amicizia, se ci è consentito, e l'augurio di continuare una carriera iniziata molto bene. Direi a Dino di andare in pubblicità e poi, quando rientreremo, rientreremo con una piccola sorpresa. Eccoci rientrati in studio, vi avevo annunciato una piccola sorpresa. La sorpresa è che abbiamo al telefono il direttore sportivo del Pescara, Luca Leone. Buonasera. Ciao, buonasera. Luca, buonasera, come stai? Bene, bene. Allora, intanto, Luca, nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di questo colpo di teatro da parte del presidente Sebastiani, che sembrava essere stato messo all'angolo da una serie, diciamo, di circostanze, la classifica negativa, l'esonero di Massimo Oddo, e avete tirato fuori dal cilindro questa scelta di Zdenek Zeman. Com'è andata realmente, Luca? Ma come è andata realmente penso che lo sappiate tutti. Ma noi vogliamo il retroscena, direttore. No, no, non ci sono retroscena. Devo dire che purtroppo l'esonero di Massimo è, per noi non è stato semplice, perché sapete l'affetto e la stima che abbiamo per lui, quindi non era nemmeno, diciamo, un esonero che di cui eravamo preparati, ecco. Purtroppo le cose sono andate così, adesso c'è da guardare avanti, c'era questa possibilità che, di un allenatore che penso stimiamo e stimano tutti, che pensiamo possa essere molto importante per il Pescara, e non ci abbiamo pensato due volte, c'era questa opportunità e l'abbiamo presa al volo, grazie al presidente. Senti Luca, che impressione hai avuto di Zeman, diciamo, parlandoci dal vivo? Era come te l'aspettavi? Hai percepito qualcosa che non ti aspettavi? No, io la cosa positiva è che quando l'abbiamo incontrato mi ha dato la sensazione che era felice di vederci e di accettare questa sfida. Di accettare questa sfida, perché poi lui è amante delle sfide, quindi questa cosa ci dà coraggio a tutti e ci ha dato la sensazione che voleva tornare a Pescara, quindi è stata una bella sensazione, devo dire la verità. Giancarlo Febbo per te. Sì, sì. Luca, intanto volevo dire che molto spesso i dirigenti, quando parlano, sono tacciati di dire mezze verità, diciamo. Invece voi, vi devo dare atto che effettivamente non avevate cercato un'alternativa a Massimo Oddo, altrimenti l'avreste già preparata prima. Ora, diciamo, è andato tutto per il verso giusto e siamo tutti contenti di questa soluzione, anche e soprattutto per l'anno prossimo, perché comunque anche da un punto di vista della patrimonializzazione della squadra, per voi Zeman è il più adatto, nel senso che magari l'anno prossimo tu dovrai prendere giocatori che non costeranno tantissimo e lui saprà valorizzarli. Però, facendo un piccolo passo indietro, se Zeman avesse detto di no, qual era il vostro orientamento? State facendo di tutto per mettermi in difficoltà. No! Io non lo so, no, non avevamo un obiettivo ben preciso e abbiamo pensato solo a lui dopo che c'è stato l'esonero di Massimo, devo dire la verità. E era la nostra priorità, era quello che volevamo e abbiamo cercato di lavorare per chiudere questa cosa. Però anche Zeman voleva noi, quindi penso che alla fine sia un binomio perfetto. Per quello che è il presente, che è oggi, e quello che può essere il futuro, ecco. Giovanni Tondonati, per te Luca. Sì, ciao Luca, buonasera. Buonasera. Volevo fare un riferimento invece all'impatto che Zeman ha avuto sui calciatori. Oggi, primo allenamento, tu che idea ti sei fatto? Perché io ho notato, ad esempio, rispetto al passato,
non so, forse un silenzio, no? Un'attenzione. Ecco, cioè, secondo te, se, non so se sei d'accordo, lui trasferisce questo timore, non so, incute timore a, ai calciatori, un senso di rispetto. Cioè, io ho notato sinceramente un cambiamento netto rispetto alla precedente gestione. Ma quando c'è un cambio di allenatore c'è sempre un momento di silenzio, no? Perché c'è curiosità, c'è collaborazione per il nuovo tecnico, quindi quando c'è un cambio questa è un po' la normalità secondo me. Quello che posso dire che ho avvertito anch'io conoscendolo in questi giorni, sicuramente una persona che crea molta curiosità, un personaggio affascinante che ascolti con piacere perché penso che sia un maestro dove tutti possono imparare qualcosa e quindi crea questa situazione, la crea sicuramente. E c'è anche Stefano Buda dell'ANSA di Abruzzo 24, ABR 24 News che ti vuole fare una domanda, Luca. Sì, buonasera, sì. Direttore. Buonasera. Allora, volevo chiederti che tipo di garanzie tecniche fondamentalmente vi ha richiesto Zeman in questo progetto, che ovviamente è rivolto soprattutto alla prossima stagione, insomma, perché... Zeman, tra l'altro, essendo un allenatore che ha anche diversi nella sua storia ha avuto diversi, insomma, pupilli, insomma, si innamora facilmente di alcuni elementi. Per caso, ecco, ha già magari è ancora prematuro, ma ti ha già segnalato qualche nome sul quale iniziare a lavorare in prospettiva? No, questo no. Sicuramente, come ho detto prima, a lui piacciono le sfide, no? La sfida sua adesso sono questi tre mesi e cercare di fare il meglio possibile, perché vogliamo tenere una fiammella accesa di speranza e vogliamo provarci fino alla fine. Poi ci sarà tempo per pensare al futuro. Lui voleva anche rendersi conto un attimino di quello che il materiale di quest'anno e quello di quest'anno che si poteva rimanere qui da noi, ecco. Luca, direttore, io volevo un'altra domanda volevo fare. Sì. Al direttore sportivo, che ricordiamolo è stato anche un ottimo ex calciatore, quindi se ne intende, di questa rosa che ha attualmente a disposizione, in che percentuale possono esserci giocatori adatti alle sue caratteristiche? E poi dobbiamo aspettarci delle sorprese di nomi di giocatori che fino adesso sono stati poco utilizzati e che magari avranno più spazio? Dal parere personale. Ma secondo me tutti, perché bene o male... Ecco, tipo però le ali pure mancherebbero, sembra che manchino. Ma le ali pure... Sono Muric, che ha sempre fatto quel ruolo nell'Ajax, c'è Pepe che lo ha sempre fatto, c'è Nitriza che può essere secondo me l'insigne della situazione, c'è Caprari che ha sempre fatto quel ruolo, quindi non mi sembra che manchino le ali. Quindi ci dobbiamo aspettare anche delle novità, diciamo, di nomi che non abbiamo mai visto, che diventino titolari, per esempio. Questo volevo chiedere. Ma io questo non lo so, adesso lui voleva rendersi conto un attimino, voleva vedere un po' tutti e quando c'è un cambio dell'allenatore si azzerano sempre tante cose, no? Quindi si ricominciamo da zero e penso che i ragazzi si sono messi tutti a disposizione per quelle che è il suo credo, per quello che è la sua filosofia e poi sarà lui a trovare gli interpreti giusti per quello che è il suo sistema di gioco, ecco. Luca è arrivato da due giorni, in realtà oggi ha diretto il primo allenamento, però in due giorni c'è stata già una grande attenzione mediatica, le luci
della televisione e della grande carta stampata nazionale sono accese su Pescara, finalmente non per episodi negativi legati ai disagi di questi ultimi tempi, ma per un aspetto positivo, ludico, legato al gioco. Ecco, vi fa piacere anche questo aspetto, che nonostante Pescara sia ultimo in classifica, avendo conquistato solo 6 punti sul campo, l'arrivo di Zeman in qualche modo ha messo da parte, diciamo, l'andamento negativo del campionato e ha riproposto invece all'attenzione dei più il ritorno di una persona che fa bene al calcio. Ma beh, che il mister Zeman abbia queste attenzioni, questo penso che sia, è normale per quello che ha fatto nella sua storia da allenatore e a Pescara e nelle altre piazze, quindi è un personaggio che affascina, ecco. Però ecco, noi adesso dobbiamo pensare a quello che sono i nostri problemi, a cercare di risolvere i nostri problemi. In questo momento siamo ultimi in classifica, non è una cosa che ci fa tanto piacere, vogliamo cercare di migliorare questa situazione, che poi è la cosa più importante per tutti. Un'ultima domanda da parte di Giovanni, Luca. Sì, Luca, vi aspettate già qualche traccia dell'idea di calcio di Zeman già domenica contro il Genoa? Che cosa ti aspetti da questa partita? Ma non lo so cosa mi aspetto. Io mi aspetto che innanzitutto che la squadra ritrovi fiducia, che ritrovi coraggio e che vada in campo senza paura, ecco. Sicuramente nelle ultime 2 partite questo non l'abbiamo visto, purtroppo. A Torino dopo un quarto d'ora era già finita la partita. Vorrei che questa squadra si giocasse le proprie carte fino alla fine, tutte le partite, con dignità, con coraggio, con orgoglio, con uno spirito battagliero, magari giocando anche un buon calcio, che poi è la cosa che vogliamo tutti, ecco. Luca, ti ringraziamo per aver partecipato a Calcio Totale e ovviamente ti auguriamo buona fortuna, perché augurando buona fortuna a te auguriamo buona fortuna al Pescara, in qualche modo anche a noi che seguiamo le sorti della squadra. Grazie a voi e mi auguro che le cose vadano come tutti vogliamo, ecco. Grazie, alla prossima. Buonasera. Allora, Giancarlo, mi pare, diciamo, un Luca Leone, un direttore tutto sommato rilassato, forse è passata, diciamo, la grande paura di un momento di, beh, certo, sì, di grandissima indecisione, effettivamente, no? ti cambia dal bianco al nero, cioè senza sfumature intermedie, perché avere Zeman è una, perché l'obiettivo era magari anche quello di averlo a giugno per l'anno prossimo, ma averlo adesso vuol dire che si comincia a lavorare già da prima. E soprattutto i direttori, Leone e Pavone, che avranno già delle indicazioni di giocatori che potranno magari prendere subito, quindi ci ritroveremo a giugno con, in qualsiasi categoria, temiamo la Serie B, ma comunque diciamo, consideriamo la Serie B, e però a giugno la squadra sarà già pronta, che non è un particolare, diciamo, poco significativo, perché tu c'hai già tutti i giocatori, lui adesso farà una mappatura di quelli che gli servono, e sono convinto che l'anno prossimo tornerà il Pescara protagonista, che poi vinca il campionato o meno non ha importanza, perché l'importante è fare un campionato con quelle caratteristiche, cioè una squadra sempre votata all'attacco. Quello che anch'io ero sicuro di fare quest'anno, cioè il fatto che tu vai a giocare una partita in trasferta dovunque, però tu non parti battuto prima, psicologicamente è importantissimo per i tifosi, per la squadra, per tutti. E fino a un certo punto quest'anno è stato così, diciamolo. Poi, fino a, per esempio, la partita della Lazio all'andata, mi ricordo, se magari non avessimo sbagliato il calcio di rigore, magari la chiudevi in vantaggio, potevano cambiare tante situazioni. Poi però c'è stata questa deriva, la squadra si è involuta anche da un punto di vista mentale e quindi è andata male. Le squadre di Zeman hanno una particolarità, che non sono condizionabili
psicologicamente, perché lui ha un tipo di gioco completamente diverso, che è ripetitivo, schematico, verticalizza sempre. Quindi la squadra di Zeman, se è più forte, vince, se è più forte. Se è meno forte, magari non vince, perché sono state anche delle stagioni dove lui, diciamo, mi ricordo l'ultima col Foggia, che in Lega Pro, che comunque era una squadra che in ogni caso era un divertimento assicurato, era una squadra che giocava benissimo. Dopodiché poteva anche non vincere, infatti quell'anno non ha vinto, però ha garantito sempre quello che doveva garantire. È chiaro che io sinceramente ultimamente ero anche un po', diciamo, demotivato, e quindi ho detto l'anno prossimo facciamo un cambio per la salve, è inutile che torniamo in Serie A, che dopo... Chiaro che con Zeman in panchina tutti i discorsi vengono ribaltati, perché chiaramente quello che è rimasto dentro ognuno di noi è stata quella possibilità di vedere il Pescara in Serie A, il Pescara lanciato con Zeman, e siamo sicuri, io sono sicuro che ci saremmo avremmo fatto un campionato tipo quello dell'Atalanta. Però poi, magari se ne sarebbe andato l'anno dopo Zeman, sì. E adesso stiamo in un'altra situazione, invece adesso è tornato, quindi... Intanto il Pescara con Zeman in Serie A adesso c'è, ho certo una condizione non proprio ideale, poi vedremo per il futuro. Giovanni, voi che fate sempre le pulci al centro, diciamo, perché avete, diciamo, diverse pagine che dedicate ovviamente alla scuola di calcio, quindi affrontate diversi argomenti, ti ha convinto la risposta di Luca quando diceva che l'unica persona che avevano cercato era Zeman, non avevano alternative e non hanno pensato ad altri allenatori, oppure secondo te c'era anche in quel caso un piano di riserva, diciamo, non dovevo... Sì, c'erano dei piani di riserva, però ovviamente hanno puntato tutto su Zeman, senza dubbio, sono andati dritti dal buono, gli altri erano soluzioni di ripiego, ho sentito tanti nomi da Zambrotta a Chiesa, lo stesso Di Verani, però secondo me se non fosse arrivato Zeman la società sarebbe andata avanti con Zauri fino alla fine del campionato. Perché l'idea era comunque di riportare Zeman subito o a giugno. Il fatto di averlo riportato subito, torno al discorso che facevate prima, risveglia comunque l'interesse, un pizzico di curiosità, no? La voglia di tornare allo stadio, l'abbiamo detto tante volte in questa trasmissione, la situazione sta precipitando, il campionato del Pescara rischia di diventare un calvario, una lenta agonia che avrebbe svuotato lo stadio, secondo me, anche gli abbonati. Il numero era in calo già nelle ultime partite, ora quantomeno secondo me i tifosi andranno per vedere, a parte quelli della Curva Nord, che poi lo diremo, insomma, qualche giorno fa hanno fatto il comunicato i Rangers che diserteranno le partite casalinghe, lì l'amore andrà riconquistato pian piano, però gli altri, gli sportivi, secondo me andranno allo stadio volentieri, ma non per vedere il Pescara vincere, secondo me non si aspettano nulla, per vedere uno spettacolo gradevole. E lo stesso Zeman non rischia nulla, perché cioè, non può essere coinvolto in questo fallimento tecnico. Cioè, quest'ultimo posto non appartiene a Zeman adesso, non gli apparterrà nemmeno a fine campionato, anche se le perderà tutte. Però, come diceva Giancarlo, questi 3 mesi gli consentiranno di anticipare il lavoro, di lavorare, di individuare 7, 8, 10, 12 calciatori con i quali proseguire il lavoro in estate. Mi sembra un ottimo vantaggio. Una buona base di partenza, sì. Per molti iniziare, via, per iniziare, diciamo. Scrivo il tuo discorso, non sono d'accordo forse sull'aspetto che Zeman non rischia nulla, nel senso che comunque prendere una squadra che non è tua, che magari non ha quegli elementi che si confanno alla tua idea di gioco, e rischiare di fare figuracce grosse in un campionato come quello di Serie A, diciamo, non è esattamente sì, da tutti, no, questo mi ricollego a quel discorso che avevamo fatto prima, lo so, sull'atto di generosità così, di Zeman. Poi è chiaro che non può essere il responsabile del... No, ma io ti rispondo semplicemente dicendo che peggio di così non si può fare. Quindi teoricamente, cioè, Pescara nelle ultime due partite ha preso 11 gol, cioè la partita di Torino l'ha ammesso anche direttore Luca Leone,
finita dopo un quarto d'ora, cioè lì la partita è finita, poi c'è stata quella reazione sul 5-0 perché il Torino ha tirato i remi in barca, altrimenti certo, ci poteva scappare si veramente la goleada. Sceglie di andare a impelagarsi in una situazione che ha dal terzo. Sì, ma lo sguardo è proiettato al futuro, cioè l'intento di Zeman è quello di entrare nello spogliatoio, conoscere questi calciatori. Lui ha avuto soltanto Caprari. Quindi individuare le pedine che vi possano servire l'anno prossimo e ripartire. Però secondo me un minimo questo rischio lo ha calcolato, perché i giocatori del Pescara, ora dicevamo forse mancano le due ali, però negli altri ruoli non sono giocatori da buttare, infatti sono giocatori potenzialmente da quarto ultimo posto. Quindi io penso che Zeman sia convinto di poter comunque tirare fuori il meglio da questa squadra. Quindi è un rischio calcolato, perché effettivamente... Diciamoci la verità, l'aspettativa è che non perda tutte le partite, anzi l'aspettativa verosimile è che magari abbia un po' di difficoltà all'inizio, però che dopo Pasqua comincerà a dare fastidio a tutti. Questo comunque possiamo immaginare, una squadra in grado di imporre anche il proprio gioco. E anche gli avversari, cioè non è che saranno tanto tranquilli contro le squadre come lo erano fino in quest'ultima come erano nelle ultimissime partite. Per una questione di errori clamorosi difensivi, ovviamente. Allora, direi di andare ancora una volta in pubblicità, per l'ultima volta in pubblicità, e poi rientreremo. Anzi, no, è la penultima volta, questa è la seconda volta che andiamo in pubblicità, e poi rientriamo e ascolteremo alcuni brani della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Pescara, Zdenek Zeman, e lo commenteremo in studio. E dunque, come dicevamo prima della pubblicità, oggi c'è stata la conferenza stampa di presentazione, una conferenza stampa che è durata grosso modo 20-25 minuti, in cui sono stati affrontati molti argomenti. Noi ne abbiamo estratto solo qualche argomento che ci dà l'opportunità di parlare del presente e del futuro del Pescara. Direi quindi a Dino D'Angelo di mandarci il primo segmento che abbiamo selezionato. Motivazione che è Pescara, mi si è detto sempre che devo qualche cosa a Pescara, io ci voglio dare qualcosa. Vabbè, io spero che la squadra riesca a seguire, che riesca a giocare calcio, poi noi siamo obbligati a giocare partita su partita cercando di fare meglio, sperando che ci riesce. Io non voglio che la squadra finisce come peggior squadra in Europa, e dobbiamo cercare di fare qualche cosa anche dal punto di vista dei risultati. La formazione è chiara, c'è portiere, due terzini. No, ma io spero che se c'è un cambio, di solito c'è reazione della squadra. Può essere positiva, può essere negativa, io mi aspetto reazione positiva e la voglia di dimostrare che non si è in Serie A per sbaglio. Eccoci, diciamo, come è d'uso da parte di Zeman, pochissime parole, ma in pochissime parole concentrate tantissime cose. Io partirei da Giancarlo, con l'inizio proprio della conferenza stampa. Dice: perché sei tornato a Pescara? Dice: sento dire che dovevo qualcosa a Pescara, voglio dare qualcosa a Pescara. Ti ha fatto piacere questa dichiarazione? Te l'aspettavi? Guarda, ti dico la sincera verità, in questo caso mi lascia abbastanza indifferente, perché primo perché non ci credo, ma poi anche perché dobbiamo smettere questa storia del tradimento. Quindi, come ti avevo detto, secondo me il fatto che fosse andato via la Roma era assolutamente normale, non deve stare a spiegare. Io penso che lui sia tornato a Pescara per altri motivi, perché per fare il suo gioco ci vuole anche un terreno fertile, una piazza che non si metta paura allo stadio quando magari vede un contropiede 4 contro 1 degli avversari, perché noi siamo abituati. Quindi non è che tutte le piazze possono essere adatte a Zeman, perché per esempio a Cagliari qualcuno si lamentava del fatto che fossero troppo spregiudicati. Magari sicuramente Foggia è una piazza dove lui è apprezzato. Io penso che sia venuto qua anche per la bellezza della città, che a lui piace molto,
per il fatto che abbia un impianto sportivo per gli allenamenti che per lui è fondamentale, perché un punto di riferimento. Zeman ha sempre parlato bene del Poggio degli Ulivi, anche perché il Poggio degli Ulivi, diciamo, come una piccola Coverciano, diciamo, un po' più faticosa, anzi volevo chiedere se potevano metterti qualche ascensore, perché diciamo io alla mia età ci sono dovuto andare due volte di seguito, però per questi motivi. Poi la città è bella, il clima è mite, poi c'è il campo di golf, tutta una serie di situazioni, ma fondamentalmente perché qui il suo gioco è apprezzato e lo può sviluppare con serenità, cosa che in altri posti magari non può fare. Tant'è vero che lui ha detto sì, devo qualcosa a Pescara, poi però nella seconda parte dell'intervista dice la gente, io non mi sento di dovere qualcosa a Pescara. Certo, l'ha puntualizzata, perché ne abbiamo parlato. E io penso che abbia ragione, penso che lui non debba dire, cioè lui ha fatto una stagione straordinaria. Su questo mi sono espresso già nel 2012, non penso che non appartengano le categorie del tradimento, le cose alla vita delle persone normali, sono delle scelte professionali, a tutte è dispiaciuto, a me per prima è dispiaciuto che Zeman non fosse rimasto sulla panchina di Pescara, anche perché io immaginavo, sognavo, devo dire, già l'avventura del Nottingham Forest, mi sarebbe piaciuto vedere il Pescara in Serie A vincere lo scudetto e poi vincere la Coppa dei Campioni, come successe in Inghilterra. Ovviamente sono un sognatore, altrimenti non sarei un tifoso di Zeman, e mi piaceva pensare quello, però diciamo, ho accettato la scelta di Zeman, ho sofferto, l'ho accettata, perché penso che era una scelta che poteva essere nelle cose. Non si trattò allora di un tradimento, non si tratta, sono d'accordo con Giancarlo, oggi di un risarcimento dei danni. Oggi Zeman è tornata a Pescara perché ha scelto appunto un progetto per il futuro, poi parleremo anche di questo, ha scelto una bella città che gli è sempre piaciuta e ha scelto anche una città i cui cittadini gli hanno voluto bene, questo l'ha detto nella conferenza stampa, qui mi hanno sempre voluto bene, e uno torna in un luogo dove la gente vuole bene. Nessun tradimento, la separazione però non è stata elegantissima, se vogliamo. Secondo me, sì, è chiaro, secondo me c'è una frattura, si poteva semplicemente dire vado alla Roma subito, sì, magari c'è non stata, dico la sera stessa, però il giorno dopo con, mai, con 100.000 persone ai suoi piedi, ricordo la festa, promozione, lui poteva che tranquillamente le separazioni non sono mai un dolore, è assolutamente lineare, sì, quella sì, che sì, fece sì, a suo tempo, però è ovvio che ha delle implicazioni, cioè, affettive, beh, sentimentali, lascia delle ferite, fatto anche di questo, lascia delle ferite, e comunque perché la scelta si rivelò sbagliata e noi a posteriori lo avevamo detto, sì, anche perché per non era il primo allenatore, il primo della lista, era forse il quarto o il quinto della Roma, quindi no, soprattutto clamorosamente quella valutazione, quello che dettata dalla voglia di rivalsa, sbagliata per lui, disastrosa per il Pescara, ovviamente. Cioè, no, anche perché venne in seguito appunto a una festa che lo stesso Zeman definì esagerata, in effetti 100.000 persone riversate per le strade di una città, però diciamo sottolineiamo anche la grande voglia di una di riscatto di una città che magari in altri settori non trovava quelle forme di affermazione a livello nazionale, che invece nel calcio, grazie a una serie concomitante di eventi, il cui diciamo maggiore artefice fu proprio Zeman, era riuscito a trovare un momento di visibilità che ovviamente fa piacere a tutti, ma soprattutto ai cittadini. Ho combinato un guaio o qualcosa del genere, guaio ho combinato. Che guaio ho combinato, una cosa esagerata. E Giovanni, un altro concetto, ha espresso subito Zeman in questa prima parte dell'intervista, se la squadra mi riesce a seguire. Ecco, questa è una delle questioni che riguardano un po' tutti gli allenatori, però in particolare un allenatore come Zeman, che è un gioco particolare. La storia del calcio e la storia degli esoneri, dei subentri, dimostra nell'80% dei casi, non voglio fare ovviamente statistiche precise, che quando c'è un cambio in panchina c'è comunque una reazione. Zeman parla di reazione positiva o negativa, spesso è una reazione positiva, anche se chi subentra è meno bravo dell'allenatore precedente, cioè di solito c'è una reazione, una scossa. Io non so se il Pescara vincerà domenica, pareggerà o perderà con il Genoa, però mi aspetto comunque una reazione d'orgoglio. Questa è la speranza, Oscar. Reazioni negative, sì, se qualcuno è ancora, magari rivuole ancora Massimo Otto in panchina. La reazione negativa sicuramente non è per volontà.
cioè ci può essere una forma di rigetto tattico della squadra che comunque si era schierato in un modo inusuale e quindi potrebbe trovarsi in difficoltà. Questo è l'unico problema. Come, e poi bisogna vedere da come inizia la partita, perché non dimentichiamo che quando Zeman ha parlato di sfortuna, io sono pienamente d'accordo, perché questo è un campionato dove tu sbagli 5 rigori, tutte quelle situazioni, l'ultima con la Fiorentina, ma non dimentichiamo quelle partite, diciamo quelle iniziali. Quindi tutto sommato bisogna anche vedere se il vento è cambiato anche da un punto di vista della fortuna, dell'impatto. C'è anche un altro aspetto che è legato... Intanto scusate se vi interrompo, anche perché è un gol del mio fantacalcio, Juventus 3, Palermo 0, Gonzalo Higuain. No, dicevo che secondo me c'è anche un aspetto comunque legato ai metodi di allenamento, cioè voglio dire, il gioco di Zeman... Certo. È molto basato, diciamo, sul dinamismo, sulla freschezza atletica, sappiamo, no, il mito dei gradoni, e in effetti le squadre di Zeman sono riuscite a fare bene ogni qualvolta aveva a disposizione materiale umano, insomma, giovani che avevano fame di arrivare, che erano pronti comunque anche a fare un determinato tipo di lavoro particolarmente impegnativo. Il Pescara di oggi, che si è riempito di molti, diciamo, ecco, tra virgolette, veterani, insomma, ecco, non so fino a che punto possa essere compatibile anche con quella metodologia. Questo lo vedremo, basta poco, basta aspettare dopo domani. Mi curiosisce, insomma. Giancarlo, un altro concetto che hai espresso e che io mi sento di condividere è, dice, noi giocheremo queste 14 partite partita dopo partita. Certo, mi pare una scelta, diciamo, inevitabile. Sì, certo, anche perché non si fanno tabelle. Vabbè, questo comunque lo stava facendo pure Oddo. I giocatori ci avevano confessato, tra virgolette, che non guardavano più la classifica e pensavano a partita dopo partita. Però poi lì era, diciamo, c'era una specie di sindrome che aveva preso la squadra, perché più perdeva e più cercava la vittoria e meno ci riusciva. Invece adesso si ricomincia, si rimpasta tutto. Quindi si resetta tutto, e quindi può darsi che questo, da un punto di vista di pressione psicologica, magari un po' di meno. Da un punto di vista tattico ci può stare qualche problema di apprendimento. Però ecco, io sono convinto che qualche risultato, che arriveranno dei risultati positivi, a breve la vittoria arriverà. Dino, se ci fai vedere la seconda parte che abbiamo selezionato, commentiamo anche la seconda parte, che è più proiettata verso il futuro. Io confermo, è la stessa, solo che poi bisogna dimostrarlo sul campo con i risultati. Purtroppo con i risultati la Pescara non l'ha dimostrato. Io penso che questa squadra può giocare a calcio in Serie A e può competere. Purtroppo la classifica dice di no in questo momento. No, sul campionato, io penso che il campionato è un po' diverso, perché poi più povero più ricco. Io penso che è più ricco perché si sono spostati tanti soldi all'inizio della stagione. Però è un campionato praticamente chiuso già a Natale, nel senso ci sono 3 squadre che si giocano scudetto e altre 4 che si giocano Europa e 3 che si danno per retrocesse. Quindi poi ci sono tante altre squadre che non hanno ambizioni e non hanno prospettive di lottare per qualche cosa, e forse lì diventa campionato un po' scialbo. Il progetto Zeman è un progetto che era partito qualche anno fa, no? Poi si è interrotto, e per quello che dicevo prima ci abbiamo messo un minuto e mezzo, no? Perché comunque la nostra idea, l'idea di calcio che piace ai pescaresi, che piace a noi, è quella di divertirsi in campo, quello che diceva il mister prima. Prima di tutto bisogna cercare di giocare bene, e poi giocando bene arrivano pure i risultati. Per quanto riguarda la grande scuola calcio, il settore giovanile, voi sapete benissimo che noi stiamo facendo un grande lavoro sotto. È chiaro che avere un maestro come lui sicuramente può aiutare.
Ed eccoci agli ultimi due temi che sono importantissimi, secondo me centrali per il presente ma soprattutto per il futuro. Giovanni, comincerei da una dichiarazione di Zeman che in qualche modo esprime una critica al lavoro fatto fino ad oggi, perché Zeman dice: questa squadra può competere con le altre quattro che stanno lottando per la recessione. Fino ad oggi, diciamo, questo non è stato così con le altre tre. Devi dire qualcosa a proposito tu. Giancarlo insiste da questa mattina a dire che nella sostanza Zeman gli ho fornito un bell'assist oggi. Sì, però ho notato che avrà chiesto alla regia di tagliare il nome. La domanda era anche perché non si capisce, lui dice ce la possiamo giocare. La domanda è di Giovanni era questa. No, la domanda è di Giovanni al mister. Prego. Sì. Rifalla la domanda al mister. Sì, io gli ho detto, il presidente Sebastiani ha detto che il Pescara non è inferiore a Crotone, Palermo ed Empoli. Lei cosa pensa? E lui mi ha risposto: io sono d'accordo con il presidente e lo avete sentito, il Pescara non è inferiore, però bisogna dimostrarlo sul campo. Ora, qual è la polemica? Siccome la settimana scorsa io ho detto le stesse cose di Zeman, era contrario. Allora la domanda è questa: stavolta sei in disaccordo con Zeman? Sì, per la prima volta. Devo dire che per la prima volta nella mia vita sono in disaccordo con Zeman. Siccome Zeman è oggettivamente più competente di te, di tutti noi, ma soprattutto di te, quindi evidentemente dovresti fare un mea culpa. Parlerà il campo. Sulla carta non mi sembra Pescara che sia più forte di Crotone, Palermo ed Empoli, mi pare che possa competere con il Crotone ma sia inferiore secondo me al Palermo e all'Empoli, però vedete, io sarei felice a fine campionato di dire di aver sbagliato totalmente il pronostico, però insomma mi pare l'Empoli ha 22 punti, il Pescara ha 9 punti, mi pare diciamo un po' difficile dire oggi, tenendo presente che Pescara in realtà avrebbe 6 punti, 22 era per fare una battuta, certo. Dai, no, ci mancava. Allora, se tu parlavi di critiche al lavoro svolto, Oscar, nel senso che se dice che può competere vuol dire però che... lui in effetti, no, lui è stato molto chiaro in conferenza stampa, perché lui ha parlato di sfortuna, quindi secondo me ha dato merito ad Oddo di aver fatto comunque un buon lavoro. Sì, il calcio di Oddo è diverso, però è sempre un calcio offensivo e propositivo. Di sfortuna, quindi il Pescara avrebbe dovuto avere qualche punto in più e poi qualche, secondo me, tiratina di orecchie. Una che riguarda la condizione fisica, perché il secondo tempo la squadra cala, e la seconda invece riguarda il cambio di modulo attuato da Oddo, le tante variazioni degli ultimi tempi che non hanno sortito effetti sperati. Vabbè, se lo dice lui non è una sorpresa, perché lui non cambia mai, 4-3-3, però ha cambiato nell'anno del 2011, a 4 minuti dalla fine rinunciò a 4-3-3 e passò a un 4-4-2 per 3 minuti e mezzo. Veramente lo fece anche una volta con la Roma in Coppa Italia a Firenze. Però ecco, già che sono due episodi in tutta la vita, ce ne ricordiamo, 5 anni. È l'eccezione che conferma la regola, diciamo. E poi Giancarlo, volevo dire, il tema, questa domanda gliel'ho fatta io dicendo al presidente che è la stessa domanda che 5 anni fa feci prima a Zeman e poi al presidente. Io penso che bisognerebbe cogliere per il presidente Sebastiani questa grandissima opportunità di avere non solo Zeman ma anche Peppino Pavone insieme, cioè si è ricostituito il tandem che agli inizi degli anni 90 fece una squadra, trasformò un gruppo di perfetti sconosciuti in una squadra che fu capace di andare oltre il confine fisico di dove giocava. Non era più la squadra di quella città, ma diventò la squadra dei tantissimi appassionati di calcio che amavano il calcio, e addirittura ebbe un nome diverso anche da quella città. Quella squadra si chiamava Zemanlandia e quella squadra fu costruita da Pavone e da Zema. Ecco, il Pescara secondo me non si dovrebbe far sfuggire questa opportunità di lavorare in maniera ancora più forte sul settore giovanile, dare a Zeman le chiavi di questa squadra e costruire una scuola calcio, secondo me, capace a questo punto di attirare giovani da tutta l'Italia. La famosa cantera biancazzurra di cui tu che cosa ne pensi? Guarda, Sebastiano ha detto che questo è l'obiettivo. È chiaro che questo è l'obiettivo, ma il Pescara ha sempre lavorato sul settore giovanile. Io dico che oltre a Pavone, le cui competenze sono oggettivamente riconosciute, e ai suggerimenti di Zeman, mi permetto di dire che anche il direttore Luca Leone
è bravissimo, nel senso che per quello che ho vissuto io, perché per il Corriere, seguendo tutto l'Abruzzo, seguivo anche il Lanciano, lui ha portato al Lanciano dei giocatori che nessuno conosceva di noi, che però, diciamo, i vari Buchel, che vi devo dire, Cerri, i Conti, Conti dell'Atalanta, il portiere Cranio, Pavoletti, cioè lui è bravissimo, poi va molto da... Voleva anche Iemmello, che poi andate già rinunciato. Quindi io penso che la coppia possa fare bene, anche perché Pavone e Leone vanno molto d'accordo, da quello che mi risulta. Perfetto, allora vi abbiamo fatto vedere ovviamente una sintesi, perché l'intera intervista avete avuto modo di vederla, potete rivederla anche sui canali social di Rete 8 Sport, come potete rivedere la trasmissione, la replica della trasmissione a partire da mezzanotte e da domani mattina sul sito della trasmissione calciototale.eu oppure sulla pagina YouTube di Rete 8. Direi di andare questa volta davvero per l'ultima volta in pubblicità, e al rientro Giovanni ci spiegherà come gioca il Genoa, ma soprattutto cominceremo a vedere quale potrebbe essere la prima formazione schierata da Zdenek Zeman. A questo punto è chiaro che andremo tutti alla cieca, vedremo chi di noi si avvicinerà di più a quello che potrebbe essere il primo 4-3-3 zemaniano dell'anno. Allora scusate, questa volta nella pubblicità non si sono dette cose clamorose, ma ci stavamo contendendo io e Giancarlo la primogenitura di Stefano Buda, delle sorti di Stefano Buda nella squadra nazionale cantanti. No, cantanti ancora no. Cantanti, giornalisti, scusate. Nella rappresentativa regionale. La rappresentativa regionale dei giornalisti, della quale faceva parte anche Giovanni Tondodonati, che quest'anno però non ha potuto partecipare perché era in attesa degli eventi. A proposito, la bimba sta bene, sì, cresce, il peso ormai è diventato... ormai sovrappeso e decollato. Ma tra un po' va a scuola, sì. Allora Giovanni, dici come gioca il Genoa. Allora mancano 10 minuti, 2 minuti e mezzo, 3 minuti per il Genoa, finali, per il Pescara 30 secondi per il Genoa e tutto il resto Pescara. Vabbè, dico solo che se il Pescara è in caduta libera, il Genoa insomma non se la passa meglio. 7 sconfitte e 3 pareggi nelle ultime 10 gare. Probabilmente si giocherà la panchina all'Adriatico Ivan Juric. Andiamo subito con la probabile formazione, che sembra che, nelle ultime indicazioni che ci arrivano da Genova, sembra che si possa variare qualcosa, nel senso Juric ha sempre fatto il 3-4-2-1, 3-4-1-2, probabilmente giocherà con la difesa a 4, noi abbiamo messo un 4-2-3-1 con la Manna in porta, che non c'è per infortunato, poi Izzo, Burdisso, Munoz e Laxalt in difesa, Cataldi e Iemark a centrocampo, e poi Lazovic, Rigoni e Palladino alle spalle di Giovanni Simeone, il figlio del Ciolo, obiettivo del Pescara in estate, poi firmò per il Genoa. Oscar, squadre sempre aggressive quelle di Juric, ma ripeto, negli ultimi tempi tanti problemi, dopo la vittoria contro la Juventus dello scorso 27 novembre, questa incredibile striscia negativa, scrivono a Genoa: Juric è salvo soltanto perché in questo campionato ci sono Pescara, Crotone e Palermo, che sono già retrocesse, altrimenti lo avrebbero esonerato. Inspiegabile, o meglio, in parte spiegabile, questo crollo dalle cessioni, dalle partenze di Rincon e Ocampos durante il mercato Pavoletti. Gennaio, e soprattutto verità, Pavoletti, anche se, diciamo, non aveva giocato tantissimo. Nel momento in cui Salvo si è calcolato, ha venduto tutti, tanto ha fatto i calcoli. Squadre, quindi adesso la colpa è di l'altra riguarda gli infortuni, oltre a Perin, anche Veloso, Tarabd probabilmente non recupererà per Pescara, Gentiletti e Enciam, questi gli altri assenti, recupera invece Biraschi, insomma qualche infortunio che ha pregiudicato un po' il cammino del Genoa. Andiamo sul Pescara, Oscar, direttamente. Sì, senza nemmeno commentare. Perfetto, andiamo sul Pescara e facciamo davvero una grandissima gara a capire chi potrà giocare. 4-3-3, leggiamo semplicemente la formazione e poi ragioniamo. Sì. Ci sarà al 99% l'esordio di Vincenzo Fiorillo al posto di Bizzarri, e poi il 4 in difesa: Zampano, Fornasier, Bovo e Biraghi. Centrocampo con Memuscia, Brugman e Verre, e poi in avanti Benalì è stato provato a destra nel tridente, Caprari al centro e Mitriza o Castanos a sinistra. Questo credo che sia l'unico dubbio, almeno dalle poche indicazioni che abbiamo avuto. Poi domattina, durante la rifinitura, Oscar, ne sapremo di più, tanto possiamo assistere. Quindi, e vabbè, questa è la probabile formazione
del Pescara, quindi la novità sostanziale riguarda l'impiego di Fiorillo anche in ottica futura, chiaramente. E poi Caprari che giocherà punta centrale, perché Gilardino ha avuto ancora qualche problemino oggi pomeriggio, non è al meglio e andrà probabilmente in panchina. Giancarlo, allora intanto sei d'accordo? Potrebbe allora, essere questa formazione? Non è che non sono d'accordo. Esprimi noi non lo sappiamo, mi esprimo. Ognuno si esprime. Allora, intanto io spero che giochi Fiorillo, ma tu l'hai detto con una certa convinzione, quindi sai qualcosa che ci sfugge? No, secondo me giocherà Fiorillo. Pure secondo me, però non lo sappiamo. Non è... No, ma questa è un'ipotesi, Giovanni fa delle ipotesi. No, perché già importa avvicendamento, non può darsi. Tu sei d'accordo? Secondo te sarà questa la formazione? Non lo so, guarda, io sinceramente. Se Dino ce la può far rivedere, per favore. Posso immaginare che Zeman, essendo abbastanza schematico, considerato che conosce benissimo un solo giocatore, il quale a sua volta conosce benissimo il mister, che è Caprari, che gioca all'ala. Io penso, immagino, che almeno quel Bulla punto certezza. Fermo ce l'avrà. Quindi non so perché dovrebbe giocare, anche perché il falso 9 si fa con un modulo diverso dal 4-3-3, perché se tu metti due ali, dopo serve un vero 9. Ma quello non è un falso 9, è un vero 9. Ma il vero 9 il modulo di Zeman non è vero, ma Caprari non è strutturato da un punto di vista fisico, perché certo anche Sansovini, che era un brevilinio che poteva fare la punta centrale, però con Zeman faceva l'esterno, quindi figurati qua. Io immagino, se io se stesse che, bene Gilardino, credo che farebbe Gilardino secondo me se stesse, ma non credo che conti la struttura però cioè Baiano non era però un già per un colpo di testa Baiano io non lo so gigante. io penso che possa giocare Cerri, immagino sinceramente. Quindi Giancarlo, Caprari a sinistra, cioè, dice Caprari a sinistra, chi giocherebbe tra Benalì e Mitrizza secondo te? Castanos. Ah, quindi né Benalì e né Mitrizza. No, perché Benalì non ha le caratteristiche di ala come perfetto. Le vuole, secondo me gioca Castanos, secondo me. Certo, qua andiamo tutti al buio la volta. Stefano? Ma io credo che sarà un rebus fino alla fine. Ci sono forse degli elementi che hanno delle probabilità più elevate di rientrare nell'11 anche per oggettiva mancanza di alternative in quei ruoli. Io per esempio penso che i due terzini, Zampano e Biraghi, insomma, siano diciamo, vabbè, sia quasi scontato. Anche Crescenzi che... può giocare, sì, perché sì. Piace a Zeman Crescenzi. Almeno su Zampano credo che non ci siano dubbi. Su Zampano non ci sono dubbi. Lo stesso Fornasier è uno dei pochi centrali, diciamo, perché Fornasier, nell'ampio parco. Perché Fornasier è di tutta la difesa è il più veloce in assoluto. È più veloce, quindi è chiaro che serve, che è più capace di giocare la palla probabilmente. Diciamo che poi Fornasier, quando gioca con un affiancato da un esperto, rende sempre molto molto di più. Fornasier, diciamo, ha avuto qualche affanno quando era in coppia con Zuparic, perché diciamo erano tutti e due giovani. Anche Brugman stesso come vertice basso di centrocampo penso che sia scontato. Penso anche l'RM Mushai che possano essere Per il resto lì davanti è da vedere, perché in effetti non ci sono ali pure, vedremo quello, insomma, la soluzione che darà più che risulterà più affidabile per Zeman. Certo, io Caprari lo vedrei meglio esterno che centravanti puro, però le considerazioni che farà Zeman, insomma, poi vedremo sul campo che risultati daranno. Certo, poche ore. Vabbè, di ma mo stai facendo come Renzi, cioè di no, ma io Caprari secondo me nello scacchiere, cioè, zemaniano lo vedo non esterno, avere paura poi, di dare ragione a me, paura, capito? Però, dammi ragione. La soluzione più logica in chiave futura sarebbe quella di proporre Cerri, però da quello che abbiamo visto oggi, cioè, è stato richiamato varie volte proprio per aver commesso dei movimenti non proprio giusti, quindi un mese di tempo, tra 3 settimane diciamo sarà. Ma lui richiamava molto anche Caprari. Se Dino ci dà la formazione, io penso, sono abbastanza d'accordo con la formazione di Metà col mister. No, con Giovanni, penso che giocherà Crescenzi al posto di Biraghi. Penso che non giocherà
almeno inizialmente Ben Ali, mentre giocherà Mitriza, e potrebbe giocare Mitriza a destra, Caprari a sinistra, e Pepe invece potrebbe svolgere il ruolo di centravanti, non perché diciamo anche questo, sì. Non perché diciamo non c'erano gli altri, perché Pepe è un giocatore di una grandissima esperienza, non ha moltissima gamba, e quindi all'esterno, che invece se fosse in grandi condizioni, io penso che giocherebbe esterno con Zeman, potrebbe diciamo supplire all'assenza, sì, può essere anche di, questo, giusto, all'assenza però di Girardino. Io penso invece che quando saranno tutti in forma, invece il tridente d'attacco di Zeman sarà Mitriza, Baybeck, Caprari, e credo che sarà un tridente non solo inamovibile, ma un tridente in grado di far male a molti giocatori. Biraghi, Crescenzi, secondo me si giocano il posto più o meno alla pari, però Crescenzi c'ha un particolare che secondo me ricorda molto Balzano, sia per la corsa sia per la generosità, e quindi potrebbe diciamo essere in questo caso, secondo me potrebbe partire leggermente favorito. Io però non ho visto la partitella che hanno svolto questa mattina, mentre la coppia centrale mi pare che su questa siamo d'accordo, probabilmente sarà proprio Bovo e Fornasier, ma c'è anche Coda, anche Stendardo, c'è anche Coda e anche Stendardo. Però io sono propenso a pensare che se Bovo ha ripreso bene fisicamente, Fornasier gioca, e secondo me il compagno di Fornasier potrebbe essere Bovo, anche per dare un senso di novità al reparto, così come sono d'accordo che secondo me giocherà Fiorillo, anche se sia Fiorillo che Bizzarri non sono portieri che hanno le caratteristiche del portiere zemaniano che gioca davanti, ma soprattutto Fiorillo, insomma, in uscita non è un... Allora io direi, siamo arrivati alle 22:30, questa prima puntata che celebrava il ritorno di Zeman si è conclusa, aspettiamo con impazienza francamente di vedere domenica pomeriggio all'Opera il primo 4-3-3 della stagione e gli 8 giocatori schierati sulla linea di centrocampo, e poi la settimana prossima speriamo di commentare la prima vittoria in questo campionato del Pescara e dare ragione così a Zeman, non far diventare, non confermare il Pescara come la peggiore delle squadre europee. Giovanni mi fa segno che la Juve è passata a 4-0, il Dybala, il quarto gol è di Dybala, quindi Juventus 4, Palermo 0. A me non resta altro che farvi salutare anche dei miei ospiti. Ciao Giovanni. Ciao Oscar e buonasera a tutti. Ciao Giancarlo. Arrivederci, buonasera. E Stefano, noi ci vediamo domenica pomeriggio. Io sedia al numero 17, che è il numero di Immobile, e tu la maglia numero 18. Perfetto. Ovvero la maglia, la sedia numero 18. Buonasera. Buonasera anche da parte mia, buona settimana e buon calcio a tutti.